Prati è il 22esimo e più recente rione di Roma. Il toponimo indica anche la zona urbanistica 17A del municipio Roma 1. A seguito della riorganizzazione dei municipi capitolini avvenuta nel 2013, i rioni Prati e Borgo sono stati inclusi nel primo municipio. Fino almeno al 1883 vi si estendeva una vastissima distesa di campi coltivati, prati naturali, pascoli e anche di paludi. Dopo il 1883 si ebbero i primi interventi di edilizia e di urbanizzazione, in parte già immaginati anche sotto il governo pontificio. All'inizio l'area corrispondente all'attuale Viale Mazzini fu utilizzata per le esercitazioni militari, da qui il toponimo di Piazza d'Armi, poi quartiere delle Vittorie. La zona periferica restò marginale anche per l'assenza di infrastrutture di collegamento. Fu Demerode stesso a far realizzare un ponte in ferro all'altezza del porto di Ripetta, che restò in funzione fino all'inaugurazione del Ponte Umberto. Il 20 agosto 1921 fu costituito ufficialmente il rione Prati, l'ultimo in ordine di tempo dei rioni di Roma, nato come quartiere che accogliesse le strutture amministrative del Regno d'Italia e zona residenziale per i funzionari dello Stato. L'impianto urbanistico stradale fu studiato in modo tale che nessuna delle nuove vie avesse come sfondo la cupola della Basilica di San Pietro, a testimonianza dei rapporti tesi tra il nuovo Stato italiano e la Santa Sede nell'epoca precedente la firma dei patti lateranensi. Per questo motivo, i nomi delle vie del nuovo rione furono scelti tutti tra personaggi storici della Roma repubblicana e imperiale, condottieri e letterati della classicità latina e pagana e tra gli eroi del Risorgimento, al quale fu dedicata la piazza principale. La strada principale del quartiere fu intitolata nel 1911 al tribuno e senatore romano Nicola Gabrini, figlio di Lorenzo, detto Cola di Rienzo, un popolano romano che nel XIV secolo tentò di ripristinare la Repubblica a Roma. Durante i lavori di costruzione del rione furono trasportate enormi quantità di materiale di riporto per creare un dislivello che proteggesse la zona dalle alluvioni del Tevere, che precedentemente erano assai comuni, tanto che i prati durante le inondazioni erano considerati una zona cuscinetto a protezione del resto della città. Nel 1898 fu inaugurato il Teatro Adriano su Piazza Cavour e tra il 1888 e il 1911 fu completato il maestoso Palazzo di Giustizia, progettato dall'architetto Calderini e ispirato all'architettura neobarocca, perciò subito ribattezzato il Palazzaccio. Tra Viale delle Milizie e Viale Giulio Cesare vennero costruite con i fondi della legge del 1881 le caserme dell'esercito e dei carabinieri. Tra queste e via Cola di Rienzo sorsero inizialmente una decina di case a 5 piani e altrettanti villini. Le costruzioni divennero negli anni successivi più fitte in fondo ai prati, nella zona trionfale al di là di Piazza del Risorgimento. Il rione Prati è oggi caratterizzato dalle strade ampie e regolari, nell'ottica di un impianto urbanistico geometricamente regolare, da palazzi eleganti in stile umbertino e da villini in stile liberty. Benvenuti, benvenuti e bentrovati in questo nostro consueto appuntamento sul canale 264. Oggi in questa puntata parleremo di bellezza. Difatti io vi ho portato nell'atelier di Sergio Lookmaker in via Cola di Rienzo 190 a primo piano. Andiamo adesso a scoprire però cosa c'è dietro queste porte. Bentrovata, wow. Derata, e vi diamo il benvenuto nella nostra maison, io e le mie star. Prego. Thank you.
È meraviglioso, Sergio, ma partiamo da una domanda di base. Cosa intendi per lookmaker? Allora, lookmaker lo spieghiamo innanzitutto. Il lookmaker è colui che crea un look, quindi è una visione a 360 gradi. Quindi guardo il viso, anzi no, prima guardo la tua anima, perché è importante guardare l'anima, poi entro in scena, poi cambiamo il colore, il nuovo trucco, il tuo nuovo outfit, e poi si va in scena. Però io faccio una pre-intervista, perché non si può imporre quello che una vorrebbe, oppure bisogna aiutarvi a tirare fuori quello che voi avete dentro. Ecco, voi avete bisogno del lookmaker che vi aiuta a tirare fuori quello che già dentro di voi c'è, perché ognuno di noi ha qualcosa dentro. E quindi questo fa il lookmaker. Sono solo 45 anni che gioco a fare il lookmaker e sono innamorato. Ma raccontaci un po' della tua carriera, del tuo percorso. Come sei arrivato ai giorni di oggi? Beh, sì, sono un fanciullo di 62 anni, ma sono 45 anni che sono in scena. Ho iniziato per gioco, una grande passione, bambino di 7 anni che guardavo la mia musa ispiratrice. E poi ti svelerò chi è. Esatto, questa è. E quindi è nata una passione così, non so, forse ci si. Io penso che ci si nasce, come tu sarai nata come conduttrice e tante altre cose. Io sono nato lookmaker. Quindi mi affascinava vedere questa grande attrice in televisione, del piccolo schermo, e da lì è nata la mia curiosità. Vedevo questa bella donna, bionda, platinata, con i capelli lunghi, le parrucche, i tupè, i bigodini. Quindi ho iniziato da bambino con le mie tate, le mie sorelle, a mettere i bigodini. Quindi ci si nasce adorata, Monica, non ci si può diventare. E poi da lì, grandi scuole a Piazza di Spagna, grandi maestri, dalla scuola, il set, il cinema, l'alta moda, Donna sotto le stelle, il teatro, il melodramma e tante cose, ma moda, ecco, chiaramente moda. E da lì è nata la mia passione, che a 21 anni ho iniziato il mio primo salone, sempre primo piano, perché mi hanno insegnato i miei grandi maestri che i grandi sono sempre al primo piano. Quindi sei rimasto fedele. Sempre, perché forse è vero. E poi trovo che sia giusto che una donna sia accolta in un ambiente raccolto, non in mezzo alla strada, quindi privé, perché fa questo il salotto, una cosa più intima, quindi dovete essere coccolate, dovete essere proprio protette, quindi ho una protezione per voi, vi sponsorizzo come protezione, perché non dovete stare in vetrina. Le donne in vetrina sono ad Amsterdam, non sono per tutti i lavori. Senti, ma parlando di ispirazione, chi è stata questa donna che ti ha ispirato? Allora, io, come avrete qualcuno ha capito, qualcuno già sa, perché sto scrivendo il mio libro autobiografico dove racconterò proprio la mia vita, è stata lei, la Nicoletta, la divina Patti Bravo, la Nicoletta Strambelli, che ho conosciuto quando ero in Piazza di Spagna, e con lei mi sono ispirato, quindi lei, e lei ho dedicato il mio salone. Come vedrete c'è una grande, oltre tutte le mie star, che sono... È un messaggio il mio salone, star dell'epoca, star di oggi. C'è una sua foto gigante che la riprende, che è una foto che abbiamo fatto insieme, e quindi le ho dedicato a lei, perché io devo tutto a Patti Bravo. Io l'ho detto anche in un'altra intervista a Rai, quindi sono grato a lei, che mi ha ispirato per i suoi... parte il suo modo di essere diva, che ancora oggi lo è, e poi il suo biondo, i suoi capelli, le sue acconciature, perché sono molto bravo per le acconciature. Infatti sono specializzato per le acconciature storiche, infatti con i registi, all'opera pure, ho sempre lavorato per questo. Per questo un'altra mia passione, i capelli lunghi. Adoro i capelli lunghi. Non voglio vedere donne distrutte o maschili, se non un viso alla Audrey Hepburn, che era la mitica Audrey con i suoi capelli corti al film, come nel film Sabrina, ma non tutti se lo possono permettere. E poi il capello corto in un viso fresco, giovane, anche tu lo potresti fare, però io ti vedo lunga, chiaramente. A noi uomini ci piacciono le donne femminili, sensuali, e quindi la lunghezza serve. E poi con la lunghezza giochi di più, mosso, liscio, raccolto, hai più espressione, anche tu da donna, che dici: Madonna, oggi sono sciolta, domani sono mossa, ha un'altra immagine. Quindi ogni giorno una donna può essere diva in un altro modo e cambiare con i capelli lunghi. Col capello corto purtroppo non si cambia nulla, se non cambi colore, perché il capello corto lo associo a colori particolari. A volte vedo colori banali, tagli particolari, ma che manca la parte artistica, il colore. Senti, dopo ci svelerai anche qualche segreto, qualche trucchetto su qualche acconciatura, anche in vista dell'estate. Sì, adesso sì. Io sono sicura che tu non ci hai detto tutto, perché tu hai lavorato anche all'estero, giusto? Sì. Raccontaci un po' questa tua esperienza. Ho avuto l'esperienza molto all'estero e parlo quattro lingue. Questa è un'altra differenza che io do
spingo tutti i giovani colleghi, futuri colleghi, a parlare delle lingue, perché la lingua ti apre anche il mondo del lavoro. Quindi a volte vengo scelto dalle produzioni americane proprio perché parlo inglese o francese o altre lingue, e che possiamo comunicare sia con i registi che con le attrici, quindi quello è un altro valore aggiunto. E che dire, io sono molto affascinato delle produzioni americane perché hanno proprio rispetto del Made in Italy. Quello che posso dire, poiché loro sono carenti della nostra maestria, quando andiamo a lavorare con loro, tappeti rossi, cosa che non accade in Italia. E quindi sono molto rispettosi. Io ricordo Tim Burton, cioè il famoso Tim Burton, chi è che non lo conosce? Che è il Fellini americano, che era proprio estasiato, e mi sono sentito un amico suo, era felice di avermi. Abbiamo passato una settimana per la presentazione del suo film Mars Attracts. E che posso dire? Carini. Anche le stesse persone, le stesse attrici sono molto educate, rispettose, onorate di farsi acconciare dai maestri italiani, perché noi siamo forti in tutto. Assolutamente. Su questo mi dispiace, però la loro organizzazione è diversa dalla nostra. Noi siamo carenti in quello. Gli americani, tu vai sul set americano, alle 9 si inizia, alle 10 break coffee, alle 11 cambio vestito, alle 11:40 che ne so, ecco, quindi quello non vedi in Italia. Un'organizzazione impeccabile. Sì, no, non sarebbero americani, magari limitati nella parte artistica, però l'esecutivo, il producer, perfetto. Io adesso ultimamente ho girato un ultimo film che poi sta andando di moda, con Fedex, 1000, e mi sono trovato con l'organizzazione italiana, però carente di tante cose a volte, che so, gli orari scombinavano. Invece con gli americani sono precisi, a tale ora si inizia, a tale ora si finisce, ma si finisce. Però noi siamo bravi. Quindi io posso dire grazie agli italiani e poi grazie a voi giovani che siete le nuove risorse nostre, perché insomma io ho i miei anni, sono ancora un fanciullo, però vedo tanti giovani bravi, tu sei bravissima, ho visto questa produzione di Fedex 1000, tutti giovani da Milano. Che si danno da fare. Molto. E poi un'altra cosa che voi avete, voi giovani, rispetto a una volta, siete educati. Perché c'è dietro anche una cultura, perché la cultura porta anche a tante altre cose, quindi sapete muovervi secondo le persone. E questo è un vanto, tra l'altro, eh? Insomma. No, posso dire che siete bravi, quindi mi piace lavorare con i giovani, e basta che siano attivi. Senti, ma dall'America all'Italia, parlaci un po' di questo meraviglioso atelier. Allora, questo è il mio quarto salone che io apro su Roma. Ma non è detto che ho finito, attenzione, no. E quindi sono arrivato qui in Prati dopo l'ultimo salone in Via Laventino, dove sono stato 12 anni, però il mio carattere, perché mi piace sempre rimettermi in gioco, la sfida, sono un sagittario che sfida la vita, ho deciso basta Via Laventino, mi ha dato, ho avuto tante belle persone, tanti artisti, e ho detto bene, si torna in scena. E quindi ho aperto questo salone quattro anni fa, sì. E posso dire, sono estasiato perché la Maison mi ha rappresentato, e questo è, io mi sono trovato nello stesso salone che avevo a 21 anni, quindi posso dire un ritorno di fiamma. E quindi subito mi ha colpito, ho trovato immediatamente quello che cercavo, mi auspico che Prati risponda alla mia qualità, perché io porto la qualità e il luxury nell'haute coiffure, e mi auguro che Prati la capisca, o perlomeno questa Roma che bisogna farla rinascere, e come dice la canzone 1000, è creata apposta di Fedex, rinascita, dopo questo momento del Covid che ha bloccato tutti, torniamo a sorridere, guardate il video, è risultato gli anni 60, quindi ti fa capire il momento quando c'è stata la rinascita dell'Italia, quindi iniziamo a rinascere con la bellezza, chiaramente nel salone Sergio Lukumeker, che ha una chicca in più degli altri, è aperto dal lunedì alla domenica. Ma diciamo gli orari, però, perché non finisce qui. Allora, io ho fatto questa manovra perché, giustamente, quando vengo da te, dice Sergio non mi guardare, non ho fatto a tempo di farmi i capelli, ho registrato fino alle 8 di sera, ho creato un orario per le donne manager, perché la donna ormai è manager, e quindi però vuole essere donna, quindi può farsi bella da me, da lunedì alla domenica, e poi per le special women, quindi le donne proprio in carriera, il giovedì sera e il venerdì sera fino alle ore 23, quindi una cosa che per Roma è innovativa, per il Nord Europa, per Milano, e lasciamo perdere l'estero, è normale.
Anzi, finalmente ci abbiamo la domenica aperto il negozio, il supermercato, da pochi anni, una volta sì, neanche una quello. Sì, una cosa che prima era impensabile, insomma. Però questa mia manovra è stata fatta come, perché mi è stata suggerita da voi. Quando mi sento dire Sergio, perché io non so perché, guardo subito se una è truccata, se una è pettinata bene, quindi avete quasi il timore nel mio giudizio. Però mi è stato detto, purtroppo non ho il parrucchiere che è aperto, alle 18 chiude. Allora dico, prolunghiamo questi orari. E quindi l'ho fatto. Quindi questa è la mia nuova uscita in scena, con gli orari europei, non più romani. E posso dire che stanno iniziando. Mi aspettavo qualcosa di più in Prati, però Roma è lenta, Milano è più smart, Roma è lenta in tutto. Ma mi auguro che pian piano si risvegli. Poi voi giovani dovete farla risvegliare, perché chi ha vissuto la dolce vita, e ritorniamo agli anni d'oro di Roma, non si vede più nulla, come tante mie amiche adorate, personaggi dello spettacolo che hanno vissuto quell'epoca. Senti, ma io devo interromperti un attimo, ma nel corso della tua lunghissima carriera, quali sono stati i personaggi famosi con i quali hai lavorato? Allora, ogni donna per me è diva, questo è in assoluto. Poi certo, le dive, è ovvio, sono dive, che pensate che siano capricciose. Io lo so perché ho una magia nelle mani o nella mia anima che le capricciose mi si ammorbidiscono. Metto soggezione forse, perché le maestranze vere possono mettere soggezione, quindi riesco a calarmi con queste grandi star che potrebbero fare i capricci con i registi. Con me non mi è mai successo e l'ho conosciuto tante. Svelaci qualcosa. Vabbè, posso dire che quello che voi vedete di queste donne così importanti in video è l'opposto di come sono, quindi sono donne semplici, donne che hanno i problemi con la famiglia, con i figli, con i problemi di salute dei genitori. Come qualsiasi altra persona. Persone normali. Poi ci sono quelle capricciose che vogliono fare le dive, ma specialmente le dive di oggi, perché quelle di una volta erano più educate. Quello che posso dire è che le nuove dive di oggi, che non ce ne sono, sono più le star, arrivano e fanno i capricci. Cosa che la grande Sofia Loren, che io ho conosciuto, la grande Ornella Muti, con la quale ho fatto un film, perché adesso sto passando anche davanti alla telecamera, oltre sono sempre stato dietro col service, trucco e parrucco di cera, ora i registi mi hanno scelto, quindi ho fatto con lei un bel film, Notti Magiche, è una persona squisita, la Francesca in arte Ornella Muti. E che posso dire? Ma tanti, ultimamente poi ho avuto l'onore qui in Prati di ritrovarmi con Marina Ripa di Meana, una donna stupenda, una donna che col suo modo di fare in scena era l'opposto in vita, semplice ma di classe. E con lei abbiamo parlato tanto, abbiamo dato i verdetti su queste donne di Roma di adesso, lei era la donna, è venuta a mancare, non c'è più una signora che passeggia per via Cola di Renzo, elegante. E abbiamo parlato dei colori, i capelli, perché ogni donna deve avere il suo colore. E poi tante altre attrici, Glenn Close, queste più importanti americane, però stiamo in Italia, tante. C'è stato un personaggio con il quale tu hai provato una forte empatia rispetto agli altri? Guarda, ti posso dire no, tutti quanti, perché forse ho un modo di lavorare che riesco ad entrare nell'anima delle persone, quindi sono un loro amico che le sta aiutando per farle belle e quindi ascolto, cerco di capire. Esempio, se tu mi dici Sergio, un esempio, Sergio però tesoro, fai quello che vuoi ma non mi togli la riga a mezzo, io ti rispetto, non impongo quello che tu non vorresti. Ma soprattutto non mi tagliare più di 2-3 centimetri. Ma io ne taglio un mezzo, ecco. Anzi io allungo. Però ecco, già questa cosa che io ti ascolto, già ti sono vicino e quindi posso dire no, forse ho un modo che quando arrivo sul set metto quasi soggezione, perché ci tengo al rispetto, perché il rispetto è innanzitutto. E però posso dire che non ho avuto mai tutti questi problemi, no, e quindi sono felice. Perché sono anch'io un divo, quindi forse tra divi ci si riconosce. E lì l'empatia, c'è la famosa empatia, o c'è o non c'è, come ce l'ho con le persone semplici. Quindi ogni donna è diva a se stessa. Senti, ma andando adesso verso la stagione estiva, tu, su questi capelli, cosa mi consiglieresti? Allora, io già ho visto qualcosa, però diciamo che tu sei perfetta così, un po' più lunghi ancora meglio. Pensa, io ti voglio fare ancora più lunghi.
E, però, visto che sai, i colori, questi trattamenti di piastre, basta con queste piastre perché veramente li state rovinando i capelli, ci sono dei trattamenti che io faccio già in salone, in maison da tanto tempo, con le cellule staminali, che hanno un potere di ristrutturare veramente a fondo le chiome danneggiate da piastre, da continui colori, perché poi non è che i colori danneggiano, è come vengono fatti, e di esecutori non professionisti ce ne sono tanti, infatti vedo in giro tante persone distrutte, chiome belle distrutte, come si fa a distruggere una chioma bella? Quindi ci sono queste cellule staminali che facciamo, poi do i consigli per l'estate, come si va in spiaggia e tante tante altre cose. Tante chicche che sveleremo insomma pian piano, nel corso perché dobbiamo della dare, dobbiamo dare ai nostri telespettatori le perle, suspense, ma le perle per l'estate, per essere belli anche in spiaggia. Assolutamente.